traffico, la pioggia. E grazie all'Associazione Filosofia sui Navigli, grazie all'ingegner Mombelli che ha avuto la gentilezza di essere qui stamattina per presentarmi. Ecco, quindi dopo tutto questo, questo è un posto bellissimo che io scopro, veramente splendido, un'ottima idea averlo scelto. La questione femminile è sì, non esattamente proprio il centro di quello che io voglio dire, ma diciamo è uno degli elementi che prenderò in considerazione in un ambito un po' più ampio che quello della mutazione sociale contemporanea. Comunque, questione femminile forse è un termine più usato in Francia che in Italia, perché in Italia questo termine, questione femminile, non viene usato per la psicanalisi, è un termine usato dagli storici quando si occupano appunto dell'emergenza. Si sente poco. Adesso va meglio? Grazie. Quando si occupano dell'emergenza della questione delle donne a partire dalla prima rivoluzione industriale in avanti. Invece in genere quando si parla dell'attualità si parla piuttosto di condizione femminile, di movimenti delle donne, di femminismo, di questioni di genere. Ma ho mantenuto questa specie di francesismo, se volete, perché questione indica appunto problema, domanda, ma anche dubbio. Quindi il motivo di questa prima parte del mio titolo. Questione femminile perché? Perché viene da una contrapposizione fra due opposti, fra due poli dialettici, maschile e femminile appunto, che per noi psicanalisti sono fondamentalmente due posizioni. Ma a queste due posizioni, come vedremo, non corrispondono sempre due corpi fabbricati in modi diversi, cioè alla posizione non corrisponde l'anatomia. Eppure da questo incontro di posizioni e di anatomie è sempre dipesa la continuità della specie, la generatività. Dal punto di vista della specie, infatti, quello che conta è appunto la riproduzione, che da questa polarità maschio-femmina ci sia, venga la riproduzione. Questo vale per noi, vale per le specie animali di cui facciamo parte, ma di cui facciamo parte con una caratteristica specifica, cioè il fatto che parliamo. È una caratteristica, in qualche modo potremmo definirla snaturante. Siamo esseri di linguaggio, fabbricati dalla lingua, per l'essere, come dice Lacan, con uno dei suoi neologismi più conosciuti, ed è per questo motivo che la scelta sessuale non sempre corrisponde alla biologia, ai corpi. Possiamo scegliere naturalmente inconsciamente la nostra appartenenza sessuale e possiamo metterci in una posizione maschile anche se abbiamo un sesso di donna e viceversa in una posizione femminile anche se abbiamo un sesso, un organo maschile. Possiamo scegliere come partner qualcuno del nostro stesso sesso, essere un uomo e amare un altro uomo, ad esempio. E questo è avvenuto fin dall'antichità e talvolta, come in Grecia, senza che questo impedisse anche la scelta eterosessuale, come il famoso caso di Socrate e di Alcibiade, che non faceva affatto scandalo. Per l'omosessualità femminile invece le cose sono più complicate, come sempre quando si tratta di donne. Quindi parlare ci snatura, ma al tempo stesso ci rende umani. E nella misura in cui ci rende umani, ci rende anche dipendenti dalle parole. Perché le parole costituiscono una specie di moneta di scambio con il nostro simile. E quando noi le pronunciamo, nel momento stesso in cui le pronunciamo, siamo divisi al nostro stesso interno e siamo ingaggiati, siamo impegnati, la parola o ci dovrebbe impegnare, ci impegna o ci dovrebbe impegnare. Parlare quindi ci umanizza,
anche la questione femminile si colloca in questa cornice disegnata dal linguaggio. Gli animali non hanno una questione femminile, tutto viene regolato dall'istinto sessuale, e questo ci affascina perché ci sembra una semplificazione, una libertà pulsionale che non possiamo concederci. La nostra civiltà, gli umani che parlano invece, richiede un sacrificio pulsionale, richiede delle rinunce, richiede dei differimenti dei piaceri, come ad esempio per voi stamattina, no? Si tratta di aver rinunciato degli altri piaceri, fare una passeggiata, dormire, fare una colazione sul lungo i navigli e così via. Ma per me è un piacere. Se siamo qui è un piacere. È un piacere perché è legato a un desiderio. E quindi c'è sempre un'alternativa fra il godimento e il desiderio. E il desiderio di ascoltare effettivamente è qualcosa che impone una qualche rinuncia a un piacere che tendenzialmente è un piacere del corpo. Il fatto stesso di essere seduti, fermi, significa che altri piaceri del corpo sono messi da parte. E questo differire i piaceri, oppure rinunciarvi, è qualcosa che comincia molto presto. Ad esempio, nel caso dei bambini, il bambino dipende radicalmente dalla madre, così come ciascuno di noi dipende da chi ama o da chi desidera o comunque da colui o colei con cui ha una relazione. Quindi la questione femminile si pone all'interno del linguaggio e questo significa che per noi parlesseri, per usare una lezione di Lacan appunto, metterci sotto l'insegna di un sesso o l'insegna di un altro sesso è qualcosa che fa problema, non è appunto naturale. Questo termine insegna vale sicuramente nel caso degli uomini, che possono schierarsi sotto l'insegna che noi analisti chiamiamo fallica. Nel caso delle donne invece è il proprio parlare di insegna. Perché non esiste un'insegna delle donne, perché non esiste un significante che tenga insieme le donne, così come il significante fallico mette insieme gli uomini. Le donne non fanno insieme. Fanno insieme, certo, quando sono madri, le madri fanno insieme, perché hanno uno statuto simbolico certo, cioè appunto quello di madri, ma le donne in quanto tali non fanno insieme. Questa domanda è una domanda che ha un peso soggettivo sicuramente, ma anche un peso sociale. Ad esempio, potremmo pensare che il femminismo degli anni 70 e 80 aveva questo scopo fondamentalmente, cioè quello di creare una specie di grande ombrello sotto cui le donne potessero riconoscersi e riparare. Un ombrello simbolico, intendo. Per la psicanalisi, abbiamo detto, la questione è una questione di differenza di posti, o diciamo meglio di dissimmetria di posti. Posti appunto che abbiamo detto sono il risultato di una scelta inconscia, maschile e femminile. Ed è appunto questa dissimmetria che rende possibile il desiderio fra gli uomini e le donne. Il desiderio negli esseri parlanti non nasce dall'istinto come negli animali, ma da due posizioni dissimmetriche, da una differenza che è una dissimmetria o asimmetria, se volete. Freud ad esempio non pensava così. Freud pensava che le posizioni maschile e femminile fossero delle posizioni complementari. Se conoscete il caso Dora ad esempio, Freud si ferma lì, a questa incomprensibilità di quello che succede a questa sua giovane e bella paziente. Per Lacan invece la posizione femminile non è complementare, ma è supplementare a quella maschile. La donna è nella posizione di essere oggetto causa del desiderio maschile, ma il reciproco non è vero, cioè l'uomo non è
l'oggetto causa del desiderio femminile. Il desiderio femminile è molto più complesso di quello maschile e l'oggetto di questo desiderio femminile non sempre definibile. Quindi la questione femminile passa attraverso qualcos'altro, che è il rapporto col proprio stesso sesso. Prima ancora del rapporto col sesso opposto. Rapporto col proprio sesso significa appunto accettare o meno il reale della propria anatomia e le conseguenze di tutto questo sia sul piano immaginario che su quello simbolico. Oggetto del desiderio dell'uomo. In tutte le culture, diciamo, con tutte le variazioni, varianti possibili, la posizione della donna è caratterizzata da questo, cioè dall'essere l'oggetto causa del desiderio maschile. La posizione dell'uomo invece sarebbe quella di chi desidera. Forse vi sembrerà un po' tradizionale, ma vi assicuro che dal punto di vista inconscio le cose funzionano così. No, non con tutti. Vedremo poi magari quando ne discutiamo. La posizione, parlo di posizioni, non parlo di essere in carne ed ossa, c'è una differenza. Posizione. La posizione dell'uomo è invece quella di chi desidera. Per la donna, quindi, la questione è particolarmente delicata perché le donne non sono sempre oggetto. E dunque per lei si potrebbe riassumere così. Come si può farsi oggetto del desiderio, oggetto causa del desiderio maschile, restando però un soggetto? Le donne d'affari, ma anche le donne normali, diciamo così, le politiche, come le donne che circolano tutti i giorni nel sociale, assumono, come dire, un aspetto femminile, girano con i tacchi a spillo, si mostrano, danno a vedere, in qualche modo rispondendo a una domanda del genere. Una donna che lavora è iscritta nel campo del fallico, come gli uomini, per il fatto stesso di lavorare o per il fatto stesso di parlare, ma può ad esempio non rinunciare a proporsi come oggetto del desiderio maschile e quindi, ad esempio, seguire i dettami della moda, della società e della cultura a cui appartiene. Che siano i tacchi alti o che sia il velo, sono dei simboli indossati appunto per essere riconosciute come oggetto del desiderio maschile. Questo però non vuol dire che soggettivamente il problema sia risolto. Può trattarsi di una mascherata, di una finzione a cui non corrisponde un assetto soggettivo, cioè essere nella posizione di farsi causa del desiderio dell'uomo. Quindi accettare di essere questo oggetto non significa accettare di sembrare, apparire oggetto del desiderio maschile. Naturalmente questo essere oggetto causa del desiderio maschile non è l'unica risorsa per essere riconosciute come donne. C'è, io credo, un'altra dimensione che conferisce alle donne, oltre a quella di madre, uno statuto simbolico che non va conquistato ma che è dato. Ed è lo statuto simbolico legato alla capacità generativa. Simbolicamente la funzione della donna è quella di concepire e di far nascere. E una donna incarna questo principio, non deve conquistarselo. E questo, a mio avviso, spiega, essendomi occupata a lungo delle questioni legate alla procreazione assistita, l'ostinazione, quando è difficile, a voler dar prova della propria fecondità, non tanto ad avere il bambino, ma a essere capaci di generare, perché non tutte le donne vogliono essere madri, non tutte le donne vogliono avere il bambino, non tutte le donne vogliono essere nel fallico, diciamo in questo modo, perché il fallico è il campo dell'avere. Non si può mai dire tutte per le donne. Questo fa appunto del femminile
come dire, uno statuto pieno di eccezioni. Però ci sono delle donne, non tutte le donne, delle donne che tengono così tanto ad avere il bambino che appoggiano senza riserve tutti i progressi fatti dalla medicina della procreazione, che sono progressi che oggettivamente in parte le hanno espropriate dei loro poteri generativi, anche se hanno dato il bambino, che magari prima non veniva, perché hanno dovuto in parte cedere qualcosa del loro potere generativo in cambio di questo bambino reale. È un problema molto complesso, delicato, che ha sempre suscitato polemiche ogni volta che l'ho trattato, soprattutto accuse di non apprezzare i progressi e le conquiste della scienza e delle tecnologie che vi sono collegate. Però io penso che valga la pena riflettere sugli effetti che le tecniche, tecnologie scientifiche applicate al corpo hanno avuto su delle questioni fondamentali che sono l'origine e la fine della vita. Mi limito all'origine, anche sulla fine ci sarebbe da dire. Mi limito all'origine perché riguarda appunto questa questione femminile. Perché l'intervento delle tecnologie ha prodotto banalmente il fatto che oggi un bambino non nasce più, non nasce soltanto, in genere non nasce soltanto dall'incontro del desiderio di un uomo e di una donna, dall'incontro dei loro corpi sessuati, ma dell'intervento della tecnica medica. Perché come oggi la maggior parte delle procreazioni sono assistite, non nel senso che si ricorre, come dire, alla fecondazione in provetta, all'eterodonazione e così via, ma nel senso che sono assistite, tecnicamente assistite, e questo produce degli enormi vantaggi, ma anche degli effetti secondari su cui appunto varrebbe la pena riflettere, nel senso che le modalità del nascere e del morire si sono modificate radicalmente senza che siano stati definiti dei limiti e dei confini a queste modificazioni. E questi limiti e questi confini sono indispensabili per pensare a quello che c'è in mezzo all'origine e alla morte, alla fine, alla nascita e alla morte, cioè la vita. Cioè la vita senza il confine dei confini precisi, stabiliti, condivisi, non è per... prima questi confini erano naturali, adesso non lo sono più. E questo fa problema per noi. Quindi la questione femminile va collocata all'interno di questa grande mutazione, una mutazione epocale nella quale siamo immersi e in cui, come dire, si moltiplicano le riflessioni e le ricerche che vanno nella direzione di definire le nuove categorie fondamentali dell'umano. E le categorie fondamentali dell'umano sono il nascere, il morire, l'appartenenza sessuale. Sono questi i grandi enigmi e le grandi questioni che ci tormentano. E quindi potremmo, peraltro questa è un'affermazione di Freud, che la vita, la morte e il sesso sono le questioni intorno a cui giriamo, le polarità intorno a cui giriamo. Quindi questa mutazione fa parte integrante della questione femminile e si è rivelata appunto dopo l'esplosione dei movimenti delle donne. Qual è quindi il rapporto fra questa mutazione e i movimenti delle donne? Questa mutazione è andata nella direzione delle richieste di questi movimenti? Possiamo chiederci che cosa hanno prodotto 40 anni di femminismo, la partecipazione ai movimenti sociali, i woman studies, le pari opportunità, se non ora quando, le quote rosa e così via. La presenza femminile in tutte le sedi politiche e istituzionali, l'accesso all'università, la presenza nel mondo del lavoro, tutto questo, io credo che la democrazia sia in un certo senso
dalla parte delle donne. In un certo senso dico un'eresia, perché politicamente non è la mia posizione, ma anche il liberismo è stato dalla parte delle donne, cioè il movimento delle donne è nato a partire dalla rivoluzione industriale. La democrazia senz'altro stabilisce, permette la loro circolazione sociale, le protegge dalla diseguaglianza sociale, in una certa misura le protegge dalla violenza, ne difende la fragilità, soprattutto la fragilità fisica, quella psichica è più complicato. Però questo uragano, diciamo così, della mutazione attuale ha travolto sicuramente le fasce più deboli e quindi anche le donne, che continuano a rimanerlo, e anche i bambini. Quindi una stessa logica che ha promosso l'autonomia delle donne ha avuto degli effetti collaterali molto potenti, perché la mutazione a cui assistiamo ha scardinato l'ordinamento simbolico che governava le nostre vite e ha promosso la consumazione di oggetti, ha annullato i limiti dell'impossibile, cerca di respingere la malattia e la morte, promette a tutti l'accesso a tutto e con questo, con questi vantaggi che abbiamo da tutti questi progressi della scienza e della tecnica, abbiamo anche gli svantaggi che sono quelli dell'indebolimento della tenuta soggettiva, della tenuta psichica e soprattutto un indebolimento degli argini pulsionali, degli argini, scusate, alle spinte pulsionali. C'è qualche cosa che non si regola più, siamo un po' in preda a, appunto, alle nostre pulsioni. E ad esempio con questo tipo di lettura possiamo spiegarci lo scatenarsi dell'aggressività e della violenza contro le donne ma anche contro i bambini. Sicuramente il problema della violenza contro le donne ha a che fare con questa mutazione, con questo imbarbarimento, con queste forme, diciamo, non imbarbarimento della società, ma con delle forme di imbarbarimento, con delle forme, diciamo, di barbarie sociale limitate ad alcuni ambiti e settori. Ora, dal punto di vista della psicanalisi, per questione femminile si intende appunto la problematicità dell'accesso ad una posizione sessuata, con tutte le aporie che ne conseguono. Sapete che Freud, l'avete sentito sicuramente dire mille volte qui, chiamava quello delle donne il continente nero, ma aveva fornito di questo continente nero delle coordinate essenziali. Aveva spiegato, ad esempio, che l'Edipo per la bambina e per il bambino non si configura allo stesso modo, che le posizioni sono asimmetriche, che la bambina entra nell'Edipo quando il bambino ne esce, che il bambino deve soltanto trovare dei sostituti al suo oggetto primitivo d'amore, la madre, ma dei sostituti dello stesso sesso, la bambina invece deve cambiare il sesso, perché anche per la bambina l'oggetto primitivo d'amore è la madre, esattamente come per il bambino. E questo è gravido di conseguenze. Quindi questa operazione di cambiamento di sesso dell'oggetto primitivo d'amore è un'operazione molto complicata, tant'è che, era ancora Freud a notarlo, le donne nel primo matrimonio, perché anche nella Vienna del primo Novecento ci si sposava più volte, evidentemente, nel primo matrimonio le donne cercavano nel rapporto con l'uomo lo stesso rapporto che avevano avuto con la madre, sperimentato con la madre. E questo avviene anche oggi, non nel primo matrimonio magari, ma nel primo rapporto significativo. Ora, questa difficoltà per le bambine noi la ritroviamo nella clinica, perché ogni volta che si tratta di affrontare il passaggio alla posizione sessuata, in analisi ad esempio, si incontra il problema dell'omosessualità, intendendo per omosessualità
non l'omosessualità sperimentata, la scelta omosessuale, ma intendendo per omosessualità questo primitivo rapporto con la madre. Perché sia per i maschi che per le femmine, che per le bambine, il rapporto con la madre è un rapporto d'amore, ma è un rapporto d'amore attivo, cioè la posizione che anche la bambina assume nei confronti della madre è una posizione di soggetto desiderante. Quando invece si tratta di passare alla posizione femminile, deve cambiare, cioè deve farsi lei oggetto causa del desiderio dell'uomo. E ci sono degli eventi magari banali che possono segnalare questo passaggio, ad esempio una volta quando si cominciava a dire alle bambine sei composta, tieni le gambe chiuse, adesso non si dice più, era segno che si avvicinava l'età di diventare donne. E questo intervento in qualche modo veicolava la regola dell'altro sociale. Essere donna significava essere composta, la femminilità doveva essere qualcosa di segreto, qualcosa di riservato, cosa che oggi funziona soltanto per le donne straniere, per le donne che appartengono ad altri codici culturali. E da noi è piuttosto la moda a dettare cosa bisogna fare per essere riconosciute come donne, ma la moda è indifferente alla differenza sessuale. L'obiettivo della moda, come di ogni produzione commerciale, è quella di smerciare oggetti. Quindi se poco tempo fa la moda era unisex, quindi non teneva a sottolineare questa differenza, oggi invece è ipersex, perché questo è il modo forse di risvegliare un desiderio maschile più appannato. Quindi di nuovo, per sintetizzare la difficoltà per le donne, è quella appunto di diventare, se la questione si pone così, oggetto causa del desiderio maschile. Ogni donna è sensibile al desiderio di un uomo, le donne, diciamo meglio, sono molto sensibili alla questione del desiderio, ma restando però un soggetto. È un'operazione complicata assai. D'altra parte questa dissimmetria è necessaria non solo nelle coppie eterosessuali, ma anche nelle coppie omosessuali, perché anche nelle coppie omosessuali ci sono due posizioni: quella di Erastes, come dice Lacan nel convivio, quando nel suo seminario sul transfert si occupa del convivio di Platone, qui siete molti filosofi quindi posso andare veloce, quindi la posizione di Erastes è quella di soggetto desiderante, la posizione di Eromenos è invece quella di desiderato. E questa coppia famosa di omosessuali, tra virgolette, che sono Socrate e Alcibiade, la posizione dissimmetrica è rispettata. Socrate è l'Erastes e Alcibiade è il suo Eromenos, è il suo amato, è il suo oggetto causa del desiderio. Ma dobbiamo fare una piccola notazione. Tenere questa posizione di oggetto causa del desiderio, cioè una posizione tra virgolette passiva, richiede un'enorme attività. E questo è un dato, le donne sono estremamente attive. Abbiamo detto che le donne non sono sempre in questa posizione, perché partecipano al campo del fallico, del lavoro, della parola, del sociale, quindi sono anche nell'altro campo, nel campo che definiremmo maschile, nel campo dell'avere. Ma anche quando sono nel campo del fallico, le donne ci sono in un modo particolare, cioè per il fatto stesso che appartengono anche a un altro campo, quindi per il fatto che occupano una posizione di alterità, non saranno come, infatti si dice come un uomo, quindi non saranno un uomo, saranno come un uomo, ma non saranno un uomo. Quindi anche quando sono nell'altro campo lo saranno in un modo particolare. Quindi c'è una divisione nelle donne che è, come dire, aggiuntiva alla divisione che attraversa tutti gli esseri, per l'esseri.
E c'è un continuo andare e vieni delle donne da un campo all'altro, se possiamo immaginarlo così con visivamente, un andare e vieni da un campo all'altro. Le donne infatti, e questo è qualcosa che torna spesso nella clinica, sono molto sensibili alle questioni di frontiera. In analisi capita spesso di sentire parlare di passaporti o di sogni in cui si parla di passaporti o in cui si parla di carte. Avere le carte in regola, avere il passaporto, avere la carta d'identità, avere smarrito la carta d'identità, non trovare la carta d'identità, perdere la borsa. Tutta questa, essere scoperti da un controllore senza biglietti e senza documenti, no? Sono tutte forme immaginarie con cui appunto si pone questa questione. Ho io un'identità? Qual è la mia identità? Sono sempre a rischio di smarrirla? E questa, quindi questa posizione incerta, di appartenenza incerta, a volte trova sollievo nel diventare madre o moglie. Sono due statuti simbolici forti. Ma questo non cancella la posizione di doppia appartenenza. Non so, forse qualcuno di voi ricorderà che nel primo femminismo si parlava di doppia appartenenza o di doppia militanza, quando si militava nel movimento delle donne e al tempo stesso si faceva parte di un partito, si era parte di un partito. Movimento delle donne, quindi alterità, potremmo dire. Un partito assolutamente di stampo fallico maschile, e c'era appunto questo andirivieni, ma proprio fisico, da una riunione all'altra, no? La riunione del movimento a quella del partito a cui si apparteneva. E questa doppia militanza allora era concepita come un tempo necessario a trovare una specificità al movimento delle donne, una specificità ed anche una consistenza. Il femminismo non ha mai assunto la forma partito, non solo per scelta ma anche per impossibilità, però ha tenuto, ha subito molte trasformazioni, ha assunto nuovi oggetti di rivendicazione che possiamo accomunare sotto la parola diritti. Anche diritto è una parola che torna spesso nella clinica delle donne. Ho io diritto a qualcosa. E la rivendicazione di diritti da cui le donne si sentono o sono escluse. Diritto quindi è un significante centrale che ritorna spessissimo in analisi, ma anche socialmente. Le donne hanno rivendicato il diritto all'aborto, hanno rivendicato e ottenuto il diritto all'aborto, all'accesso alle tecniche di fecondazione assistita, ancora non del tutto in Italia, ma la direzione è quella, il diritto ad aggiungere il proprio cognome ai figli, ad esempio, e così via. La tematica dei diritti è al centro della battaglia delle donne, anche quando non le riguarda poi così da vicino, ad esempio nel caso del matrimonio gay. Diciamo che è una rivendicazione piuttosto degli uomini, degli omosessuali, che delle donne, anche perché, come dire, la convivenza di donne è qualcosa che dà molto meno all'occhio della convivenza degli uomini. E oggi questo tipo di rivendicazione, di battaglie, non incontra più dei grossi ostacoli, perché le tematiche dei diritti individuali, e quindi passo ad un'altra questione, piano piano mi avvicino ad un'altra questione, che è quella appunto dell'ultima parte del mio titolo, il politicamente corretto, queste tematiche dei diritti individuali sono sostenute anche dagli uomini, spesso da uomini molto autorevoli, come ad esempio nel caso di Stefano Rodotà, che ha rischiato, almeno noi abbiamo sperato che avesse rischiato, di diventare il nostro Presidente della Repubblica. Noi, io, forse anche qualcuno di voi. E mi sono chiesta, premetto senza averlo davvero letto questo libro, ma solo sfogliato, se questo suo titolo, che forse conoscete, cioè il diritto di avere dei diritti, abbia a che fare con il politicamente corretto. E l'ultimo numero della rivista Alfabeta, forse vi siete accorti che ha ricominciato ad uscire, contiene un dibattito su questo libro di Rodotà,
Ho trovato interessante la questione posta da Carlo Formenti a Rodotà, quando gli dice, e Rodotà poi ribatte, ma quando gli dice: ma chi è che avrebbe il potere di regolare questo diritto ai diritti? Va bene, diritto ai diritti, ma chi regola questo diritto ai diritti? Tradotto nel discorso che sto facendo io, è chi regola l'accesso ai godimenti, perché il diritto è diritto di godere dei diritti. A quali diritti o a quali godimenti ho accesso e da quali invece sono escluso? Quindi potremmo dire oggi che è sempre più difficile stabilire qual è la norma che regola il diritto ai diritti. Sicuramente, o probabilmente, è certo che non vietare nulla è forse la norma più condivisa. Io vado spesso a Grenoble, passo sempre davanti a un negozio un negozio di articoli per bambini, su cui c'è scritto «Interdit de me gronder», che vuol dire vietato rimproverarmi. E questo è l'insegna di un negozio, quindi vuol dire che, almeno nelle intenzioni di chi l'ha creata, è la condivisione di una norma accettata, no? Che non bisogna rimproverare i bambini. È proibito rimproverare, è proibito proibire. Questa è un'eredità che abbiamo creato e che ci portiamo dietro. Insomma, è quello, naturalmente, quello che sto dicendo è un tema enorme che andrebbe trattato con molta più delicatezza e circospezione, e sicuramente avrete molte obiezioni e ve lo leggo negli occhi, ma io lo sto sforbiciando così a grossi tratti. Ma questo per dire, per fare questo accostamento che appunto propongo alla vostra discussione fra questo diritto di avere dei diritti e la norma del politicamente corretto. A me sembra che la logica che guida la difesa dei diritti individuali sia sostenuta da questa norma mai scritta, perché politicamente corretto non è una norma scritta, è una specie di moda che ci viene dall'America e che nessuno osa veramente criticare. E io mi appello quindi all'autorità di uno dei più importanti allievi di Lacan ancora viventi, che è Charles Melman, che è il fondatore della mia associazione, l'associazione di cui faccio parte, e Charles Melman afferma che il politicamente corretto significa che sostanzialmente non si possano ostacolare i godimenti, che tutti hanno diritto al godimento che vogliono e che i godimenti non possono essere normati. Questo lui è tranchant su questa affermazione, e naturalmente devo aggiungere qualche cosa sulla parola godimento, perché è un concetto molto ampio e qui faccio un piccolo spot pubblicitario per il mio libro L'inconscio e il sociale, l'ultimo che ho scritto, che però ha già quasi 3 anni di vita, se riusciste a trovarlo e a leggerlo, è dedicato appunto a questa questione del godimento nella nostra attuale economia psichica. Il godimento è in alternativa al desiderio. Il desiderio non si fonda sull'avere, perché si gode di qualcosa che si possiede, ma si fonda sulla mancanza. È banale, forse l'avete già sentito. Il desiderio si fonda sulla mancanza. Desidero perché mi manca qualche cosa, desidero perché non ho. Il desiderio si coltiva nella penuria, nell'indigenza, non soltanto materiale evidentemente, ma talvolta anche materiale, se pensate, non so, alla dimensione delle guerre, per esempio, quando le nevrosi spariscono e si può desiderare, è paradossale, ma è così. La sovrabbondanza di oggetti che ci viene dal mercato, quelli che sono alla portata di tutti, non sostiene il desiderio, ma è un invito espresso a godere. Ma al tempo stesso uccide questa spinta a vivere, perché spinta a vivere e desiderare sono sinonimi. Quindi, per riprendere le affermazioni di Melman, la norma del politicamente corretto significa diritto al godimento che voglio senza censure.
quindi non un godimento misurato, un godimento contenuto legato al concetto di festa. La festa una volta era, come dire, l'eccezione, adesso è sempre festa. Quindi non è una trasgressione temporanea, non è una trasgressione limitata. Il godimento tendenzialmente è un godimento ininterrotto, un godimento quindi in qualche modo fuorifallico. È un godimento di oggetti, tutti gli oggetti, ad esempio, non solo gli oggetti tecnologici, ma anche, non so, le droghe sono degli oggetti, anche quelle producono godimento. E da questo punto di vista dobbiamo dire che per le donne la questione è delicata, perché le donne sono molto sensibili agli oggetti, hanno un'attrazione, abbiamo un'attrazione irresistibile per lo shopping, per il mercato. E perché? Perché le donne non hanno un oggetto privilegiato, questa è la mia tesi. Questo ci rende golose, come dire, degli oggetti più disparati. E oggi questo limite al consumo di oggetti si va indebolendo, e indebolimento di questo limite vuol dire anche indebolimento del fallico, e indebolimento del fallico significa anche femminilizzazione, ma nel senso peggiorativo del termine, perché altro è essere donna, altro è una femminilizzazione del sociale. E una femminilizzazione del sociale significa anche che gli uomini non devono rendere conto del loro essere uomini, perché questo è l'imperativo fallico. Un uomo deve dimostrare di essere un uomo, deve agire come un uomo, deve parlare come un uomo, è quello che si aspettano le donne, e non solo le donne. E quindi questo da un lato per gli uomini, e per le donne vuol dire che non c'è limite alla rivendicazione. Non c'è nessun confine, può essere spinta senza sosta, e spesso il risultato che abbiamo sotto gli occhi è il fatto che i ruoli degli uomini e delle donne si invertono, che ad esempio non so, gli uomini si occupano dei bambini e della casa. Diceva una collega analista l'altro giorno, che cosa piace agli uomini oggi, forse in Francia più che da noi? Occuparsi dei bambini. Certo, è interessante occuparsi dei bambini. Ma è piacevole occuparsi dei bambini, ma se ti occupi di un bambino non ti occupi più di quello che ti compete in quanto uomo. Non solo, ma non decidono, non prendono iniziative, gli uomini, dico, si lasciano corteggiare, aspettano di essere corteggiati. Ad esempio si accampano a casa delle donne invece di procurarne loro una. Insomma, finiscono per occupare spesso posizioni regressive di dipendenza infantili, questo soprattutto nei più giovani. Però al tempo stesso covano rancore, vendetta, voglia di ribellarsi, e a volte, fortunatamente nei casi estremi, questo rancore può esplodere in violenza contro le donne, proprio contro quelle più vicine. E io credo che questa sia la radice dei casi di violenza che ci allarmano, che ci sgomentano, che non sappiamo fronteggiare. Ad esempio, una violenza che spesso scatta per delle forme di gelosia, che sono delle forme di gelosia, tra virgolette, femminili, perché ad esempio sono gelosi del desiderio della donna, spesso, non sempre naturalmente, del desiderio che la donna potrebbe avere, si immaginano che abbia o che ha, per un altro. Ora, la gelosia per il desiderio dell'altro è squisitamente femminile. Le donne sono sensibili al desiderio e sono gelose del desiderio dell'altro, cioè dell'uomo in questo caso. Allora, quando questi episodi di violenza scattano per questi motivi, siamo di fronte a una femminilizzazione dell'uomo. Forme di violenza che scattano nei confronti di donne che sono magari belle, libere, uguali, tra virgolette, agli uomini, che magari vengono fantasticate come onnipotenti, come pienamente autonome, e quindi così autonome da poter lasciar cadere gli uomini, da poterli rifiutare, da poterli abbandonare. E questa, come dire, sindrome dell'essere lasciati cadere, abbandonare, è una sindrome molto regressiva, perché, come dire, riporta ad uno stato infantile. In fondo
tutti abbiamo paura, abbiamo avuto paura di essere abbandonati dalla mamma, uomini e donne. E quindi è possibile che appunto scatti una forma di fantasia regressiva di questo genere in cui la donna viene vissuta come questo grande altro onnipotente che può abbandonare. E anche questo è questa forma di violenza contro le donne che nascono appunto da questa forma di immaginario che non ha un limite simbolico, da una specie di disimbrigliamento pulsionale, possiamo dire, da spinte non contenute appunto da una regola sociale forte, condivisa, per cui, come dire, ciascuno è lasciato in preda alle sue pulsioni più infantili, direi, in questo caso. Quindi la differenza è il fondo poi del nostro lavoro di analisti, la differenza sessuale va mantenuta, è quello che noi facciamo nelle nostre cure, e parlo di differenza, non parlo di asimmetria, non parlo di diseguaglianza, appunto perché la democrazia è importante per le donne oltre che per gli uomini. Ma sembra che abbia preso, come dire, una china che noi non volevamo, perché anche il femminismo sosteneva la differenza, e ci siamo trovati immersi in una specie di sociale in cui tutto è piuttosto interscambiabile, in cui, diciamo, siamo soprattutto dei consumatori prima che uomini e donne. E invece appunto la sessualità e il desiderio hanno bisogno di questa penuria, di questa indigenza, di questa povertà, di questo vuoto, di questo mistero, di questa alterità. Perché senza, per dirlo con le parole di Freud, senza sessualità e senza desiderio, a che serve vivere? Grazie alla professoressa. Inizio il... La questione dell'enigma, cioè l'analisi ci mette di fronte a un enigma che si tratta di saper leggere, e se, secondo la tradizione, si associa all'idea dell'enigma alla citazione, no? Cioè bisogna sapere dove appoggiare questo enigma. Allora la questione maschio-femmina, a me spiace che ho perso una parte del suo intervento, sono arrivato dopo, ma... capisco che ragiono secondo uno schema forse tradizionalista, ma una figura senza uno sfondo io faccio fatica a individuarla. Allora, sto pensando, il discorso del capitalista è andato molto avanti, decenni, decenni e decenni, no? E è arrivato, non si sa se alle sue conclusioni o siamo lì. E l'oggetto gadget è diffuso e noi compresi, queste cose che si sentivano, siamo precipitati dentro questa, non so se provocazione. L'oggetto gadget vale a dire quello che offre godimento immediato, l'oggetto, noi compresi, come di fronte alla possibilità di entrare in questa pratica che si chiama godimento, vale a dire quella che esclude una progettazione di un percorso che chiamiamo desiderio, che ci permette di arrivare sia a un godimento ma ragionevole, sensato. Ora, in questa... arrivo alla domanda dopo, ma devo fare una premessa. Se guardo le cose in questo modo, riprendo la questione dello sfondo, vale a dire, è possibile, una volta che è stato messo in questione il desiderio paolino, non diciamo quello per cui solo se c'è la legge, io trasferisco la legge, allora posso godere, no? E si è aperta la strada almeno la pensabilità di una forma di godimento che vada oltre a questa vicenda storica, non so se troppo o no, questa vicenda storica. E però si ripropone la questione del dove praticheremo, in quale società, questa forma di desiderio e di godimento non sottoposto della
società come si è strutturata. Quindi mi fermo qua da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista voglio dire, quello che l'oggetto gadget propone, quello che lei citava, no? Vietato a vietare, tutte queste cose qua, no? È chiaro, è un paradosso, vietato a vietare è una struttura del paradosso. Ora, nella cultura occidentale, non andiamo ai greci, ma all'inizio della modernità il più grande paradosso nasce con Descartes, col soggetto cartesiano, no? Il soggetto che c'è o non c'è, cioè l'ego, no? Che si pone fuori di tutto, ed è il presupposto per poter creare la res cogitans e la res estensa, perché l'ego è fuori, e in questa situazione paradossale. Lì nasce la legittimazione della società scientifica, eccetera, eccetera, eccetera. Ora mi domando, oggi non si tratta più di avere una figura eccellente che poi riassumeva un movimento di pensiero, no? Ma siamo addirittura di fronte al paradosso di Spiegato. Cioè non serve Descartes per dire siamo in una situazione paradossale dal punto di vista dell'organizzazione sociale. E allora qui si pone una domanda. Questa cosa che sembra così discutibile, infatti lei l'ha detta in un modo un po' provocatorio, come dice il suo maestro lacaniano, il grande allievo di Lacan, dice non possiamo vietare nessuna forma di godimento, una cosa simile, no? Se non sbaglio. Cos'è che, qual era l'enunciato esatto? Ah, ecco, ma detto in chiave critica, se non sbaglio. Ah, ecco, perché pensavo che ci fosse un al di là che non avevo compreso. Non si sa mai nell'evoluzione del pensiero. Ecco, allora... di constatazione. Quindi la domanda è come ce la mettiamo, anche in analisi, no? C'è un problema grosso, cioè quello di... per me. Sì, parlavano di maschio, di femmina, di posizione fallica al tramonto e cose simili, ma che dire dello sfondo, cioè del contesto sociale? Io come testo senza un contesto non ci sono. È un contesto sociale, allora quale ripensamento della norma? Perché è dura immaginare un contesto sociale senza norma, no? E come poter pensare norma sfuggendo alla trappola del godimento paolino? Questo era il primo. La prima domanda era, riguardava la questione della moda, se la moda sia soltanto quindi abbia come obiettivo quello di farsi desiderare dagli uomini o se invece la faccia riferimento anche alle altre donne e quindi al desiderio di uniformare. Naturale. Quindi mi scuso se questa domanda non l'ho capita, magari possiamo riparlarne un'altra volta. E l'altra questione sulla questione delle adolescenti donne e le ragazze e i ragazzi, cioè le donne che si vestono in maniera intersexi, quindi sì, e invece i maschi questa modalità assolutamente trasandata, come se appunto
la questione volessero evitare appunto la, la questione della, di presa di posizione maschile. E questo è il problema che abbiamo davanti. È il problema che abbiamo davanti, cioè nel senso che per le donne sicuramente la questione femminile è sempre viva e la questione del loro desiderio altrettanto, mentre tendenzialmente per gli uomini, soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti, la tendenza mi sembra che sia piuttosto quella di evitarla. Ovviamente non è evitabile, è soltanto spostabile, però è vero, questa, questa notazione mi sembra interessante, dovremmo metterci a parlare delle questioni degli adolescenti, non mi pare che qui sia il caso, ma trovo interessante e intelligente questa, questa differenza fra, fra, fra queste due popolazioni. L'ultima questione, che è la più complessa, posta da Paolo Nepoti, se non mi sbaglio, lui dice, non conosco bene San Paolo per poter rispondere sul, sul piano delle sue tesi, ma la questione che lui pone mi pare che è come pensare una possibile compresenza di godimento e desiderio, lui dice, in una società in cui la legge non sia paolina. O comunque siamo in una situazione paradossale in cui ci dobbiamo porre questa questione ma non sappiamo dove appoggiare la norma. E come avviene questo in analisi? Allora mi sembra di aver capito che lui si poneva la questione di come questo avvenga in analisi, ma comincio dal fondo, come avviene in analisi? Sempre in analisi sicuramente c'è il godimento, il fatto stesso di parlare produce godimento, però, però è un godimento contenuto ad esempio da limiti molto precisi, si pagano tutte le sedute, si viene a tutte le sedute, è una norma, naturalmente può essere trasgredita, ma è una norma, quindi diciamone c'è una normatività o anche se volete una ritualità del contratto analitico che prevede alcuni contenimenti, pochissimi contenimenti, ma molto precisi, dentro cui poi c'è sicuramente del godimento del parlare, c'è sicuramente il transfer, anche quello, ma al tempo stesso ciò di cui parla del il soggetto è del suo desiderio, più o meno rimosso, più o meno in panne, in difficoltà, mescolate ai sintomi, alle intenzioni e tutto quello che volete. Quindi, come dire, in analisi c'è il tentativo di tenere insieme tutto questo, cioè c'è il tentativo di instaurare, quando riesce, perché come sappiamo oggi le analisi non si presentano più come una volta, non abbiamo più delle domande d'analisi da André, qualcuno che dice io voglio fare un'analisi, anche se questa formulazione, anche questa potrebbe essere sospetta, comunque, come dire, non, non sono delle decisioni maturate e definite e come dire solide, sono delle domande di malessere, di pena, di imbarazzo, di sintomo, ma non sappiamo se si trasformeranno veramente in analisi. Quindi lì, anche lì il modo di stabilire la norma che contiene tutte queste questioni è, come dire, legata caso per caso, la sensibilità dell'analista, la sua capacità.